La sua presenza qui è un segnale importantissimo per tutta Italia. Qual è il messaggio per la politica istituzionale, per il governo? È un messaggio che anche dalle città, dal territorio, viene una richiesta forte, e cioè unire i diritti civili e i diritti sociali, no alle discriminazioni, e soprattutto far vivere i principi della Costituzione, che significa anche parità davanti alla società, parità sociale e soprattutto nessun tipo di discriminazione, non solo per motivi religiosi, per motivi razziali, ma anche di orientamento sessuale. Credo che bisogna ragionare ormai che ci sono realtà che hanno diritti come tutti gli altri, bisogna rispettarli, bisogna essere uniti per far sì che diventino non solo parole ma fatti. Grazie mille. Anita Sonego, cosa chiediamo oggi con questo Gay Pride? Chiediamo i fatti, finalmente azioni dopo tante parole. Per cui ovviamente il movimento a livello nazionale chiede i diritti, ma i diritti non sono dei piccoli contentini. La richiesta a livello nazionale è il matrimonio, intanto prima di tutto la legge contro l'omofobia e poi il matrimonio. Questa è la richiesta nazionale. Il movimento è unito su queste due richieste? Sì, il movimento è unito, ovviamente poi con varie sfumature. Personalmente io sono contraria al matrimonio, da bella femminista quale sono, però deve essere possibile che chi si vuole sposare si sposi. Sponda politica c'è? Beh, certo che c'è, una sponda politica. In una città dove abbiamo un governo di centrosinistra, ovviamente dove c'è già il registro delle coppie di fatto, vogliamo che ci sia un'attenzione per tutte le diversità, non solo per la diversità dei gay, lesbiche e trans, ma anche per ogni diversità, sia di età che di provenienza, che a livello economico. Insomma, la nostra manifestazione è una manifestazione per i diritti nostri, ma anche di tutti. Sponda politica a livello nazionale. Abbiamo avuto un sacco di delusioni. E adesso? Beh, adesso non è che speriamo tanto in questo governo. Qui vicino a me c'è Scalfarotto che dice che la mozione per avere la legge sull'omofobia è già calendarizzata. Beh, almeno questo governo, e poi lavoriamo perché il prossimo governo sia il vero governo che vogliamo, di cambiamento.